non è finita qui, perché se voi pensavate che le sorprese in questa prima fase del gioco fossero finite, vi sbagliate di grosso. C'è un'altra cosa che dobbiamo fare all'interno del cimitero dei treni, e si può fare soltanto nella seconda parte, ovvero nella zona a nord. Quindi dobbiamo andare di qua necessariamente e uscire da questa zona e andare nella zona a nord. Quindi andiamo di qua, raccogliamo la pozione e passiamo alla fase successiva. In questa zona abbiamo la possibilità di incontrare un nemico raro. Ha soltanto il 15-20% di possibilità di poter apparire da un incontro casuale. E tra l'altro questo incontro casuale nel remake è stato portato come pseudo boss. È stato portato come mid boss. Ovvero il carro il carro fantasma, chiamiamolo così. Il carro fantasma. Questo carro fantasma ha il 20% di possibilità di apparire. E questo carro fantasma possiede un'arma per Aerith. Ciao Koi. Possiede un'arma per Aerith. Un'arma potentissima. E adesso vi faccio vedere se abbiamo la possibilità di incontrarlo. E ovviamente qua non c'è. Quindi scappiamo. Perché non mi interessa affrontare questi. Avrò modo di affrontarli successivamente. Quindi qua raccogliamo la pozione. Qui girovaghiamo. Ve lo voglio fare vedere. No, ancora non si sa nulla. Dobbiamo aspettare giovedì. Diciamo, tutte le informazioni che avevo le ho già condivise, ragazzi. Non c'è nient'altro che vi possa dire. Niente, neanche qua. Andiamo via. Ovviamente non è un incontro facile, ve l'ho detto, purtroppo ha un basso rateo di spawn, perché appunto viene considerato come mostro raro, quindi bisogna avere pazienza. Ovviamente andiamo. Vi voglio fare vedere queste cose, dopodiché penso di staccare, perché comunque è già quasi mezzanotte, quindi siamo in orario perfetto. E invece vi posso garantire che purtroppo è basso, perché il 20% non devi considerarlo come complessivo. Devi considerarlo praticamente come complessivo, quindi praticamente ogni mostro alla sua percentuale di apparire. Quindi se per esempio nello schermo ti appaiono tre mostri, questi mostri ti occupano la possibilità di farti spawnare il nemico, ok? Quindi è abbastanza bassa. È abbastanza bassa. Sì, dopo vi faccio vedere la vasca. No, intendo staccare nel senso di run, diamo di perfezione, cioè nel senso la serie di perfezionismo. La scena del bagno ve la faccio vedere, la scena della vasca ve la faccio vedere come extra. Però dico stacco qui perché poi devo farmare per conto mio sulle cose che appunto vi ho detto. Vedete? Non è facile da trovare, perché il 20% deve essere considerato tra tutti i nemici. Quindi se ci sono più nemici che spawnano all'interno del combattimento, elevano la percentuale di far apparire il nostro amico. Tra l'altro la cosa da sottolineare è che questo carro, quindi questo nemico, si trova soltanto in questa parte della mappa, soltanto nella parte nord. Se voi vi metteste a cercare il carro nella parte sud, non lo trovereste. Perché è un mostro raro che si trova soltanto in questa zona. Quindi è importante da sottolineare questo. Mi sa che l'abbiamo trovato perché l'inquadratura è diversa. Esatto. Eccolo qui. Finalmente l'abbiamo trovato, il nostro amichetto. Come vi dicevo prima, lui, questo mostro, possiede un equipaggiamento per Aerith. E io già un pochettino mi viene il magone.
Perché mi viene il magone? Perché ha la possibilità di essere rubata soltanto del 2%. Quindi mi sta rivenendo un attimo in mente il dramma di Beatrix su Final Fantasy IX, quando dovevo rubare gli oggetti a Beatrix e perdevo le mezz'orate di tempo per rubare questo oggetto. Ora, la cosa positiva è che devo rubarlo una volta sola. Anche se in realtà potreste rubarne più copie. Sì, tecnicamente è il boss che viene shottato da Yuffie. Sì, esatto, è una riproposizione quasi. E purtroppo dobbiamo rubare, ragazzi. Quindi, io ho paura perché. Ecco. Ho paura di questo. Vedete? Mi ha inflitto lo status mutismo. E noi cosa abbiamo ottenuto prima? L'erba dell'eco. Vedete? Non c'è. Cioè, queste cose del gioco. Cioè, queste piccole particolarità del gioco. Cioè, che ti danno gli oggetti per i mostri che trovi nell'area. Cioè, ti danno questi suggerimenti. Cioè, sono fantastici. Sono letteralmente fantastici. Allora, con Erisp ovviamente energia. Ecco, non hai rubato niente. Non hai rubato niente. Ragazzi, qua è un problema. È che rubare qui sarà difficile. Ovviamente. Cioè, dire un colpo di culo una volta ogni tanto, no, vero? Proprio zero. Perfetto. Silenzio. Silenzio. Ma abbiamo finito. Va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Ciao. Ciao, ciao. Ok. Silenzio, silenzio, silenzio. Ora vi faccio notare la differenza tra l'asta di Mithril, che è l'arma che abbiamo equipaggiato adesso, e l'arma che abbiamo appena rubato. Ragazzi, queste sono le cose che quando le scopri e poi le fai tu per la prima volta in gioco. Fanno venire il durello, letteralmente. Ti fanno venire il durello. Guardate che asta abbiamo preso per Aerith. Un'asta con 32 per quanto riguarda l'attacco fisico e 4 slot materia, di cui 2 attaccate e 2 separate. Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, un'arma del genere ottenuta in questo modo è un qualcosa di fenomenale. Perché praticamente Aerith adesso, se ci fate caso, è più forte di Cloud. È più forte di Cloud. Ha praticamente il doppio di attacco rispetto a Cloud. E mettendola in prima fila farà ancora più danni. Quindi avete capito che cosa siamo riusciti a fare senza neanche uscire da Midgar? Cioè, è pazzesco. È pazzesca cioè, la roba che tu puoi fare prima di uscire da Midgar è incredibile.
Cioè, è letteralmente incredibile. È letteralmente incredibile. Ora, giustamente, torniamo indietro, perché io devo salvare, assolutamente. Una botta di culo così, devo salvare immediatamente, proprio instant. Oh, tra l'altro qua ci sono anche i cosi. Quindi rubiamo l'etere. E vi faccio vedere... vi faccio vedere anche la limit di Cloud, mentre che ci siamo. Ok. Attacco finale. Che sarebbe finishing touch, tecnicamente. Ecco. Qual è la particolarità di finishing touch? Che... può provocare KO immediato al nemico. Ovviamente i boss più grandi ne resteranno immuni. Se non si può fare il KO, oddio, ma aspetta, ma forse ora non ci posso tornare qua indietro? No, aspetta, ci posso tornare, che ho sbagliato la strada, che devo risalire, cioè devo andare di qua. E vi stavo dicendo che praticamente Finishing Touch ha la peculiarità di poter fare morte istantanea ai nostri nemici. Cioè, ed è una cosa incredibile, tra l'altro. Se invece, ovviamente, non si farà KO istantaneo al nemico, si farà un'ingente quantità di danno. Che viene ovviamente sostituita dal fatto che non si potrà fare il KO. Ovviamente qui farmerò anche le limit per quanto riguarda Tifa, perché ovviamente col discorso di mettere Aerith con la guardia, quindi con la possibilità di farsi subire danno e quindi di prendere gli attacchi, succede che giustamente ricaricheremo prima la sua barra del limit. E una volta che ricaricheremo la barra del limit di Aerith, che cosa succede? Succede che ovviamente daremo la possibilità a Tifa di spammare le sue limit. Quindi cresceranno di livello. Questa è la strategia. La stessa che ho utilizzato per Cloud prima. Ciao Davide. Secondo me lo giochi meglio di me. Final Fantasy VII... Allora, diciamo che bene o male quasi tutti i Final Fantasy VII li so giocare al meglio, perché li ho rigiocati tante e tante volte. Però probabilmente quelli che mi riescono meglio sono il 7, l'8 e il 9. Gli altri non li ricordo benissimo come ricordo questi tre, perché sono stati fondamentalmente i primi che ho giocato nella mia infanzia, quindi li ricordo veramente veramente bene, se non a memoria direttamente. Quindi su questo sono molto convinto e ne sono abbastanza sicuro in generale. No, ho mancato. Va bene, questo lo possiamo eliminare. Guardate i danni di Aerith. 92. Il 6 lo facciamo quando esce la Pixel Remaster. Appena mi danno il cofanetto della Pixel Remaster, li facciamo tutti in live. L'1 l'abbiamo già fatto, poi faremo il 2, il 3, il 4 l'ho già fatto quindi non lo rifarò, il 5 e poi il 6. Li faremo tutti quanti. E tra l'altro il 6 lo faccio in perfect, eh? Il 6 me lo ricordo abbastanza bene. Il 6 lo faremo in perfect. Il 5 non lo ricordo benissimo, cercherò di fare il possibile, ma non lo ricordo benissimissimissimissimo. Me lo ricordo, ma non in maniera eccezionale. Il 6 me lo ricordo abbastanza bene. Quindi il 6 lo possiamo fare anche in perfect. Cioè, tentiamo di farlo in perfect. Probabilmente lo riesco a fare in perfect. Magari mi vado a rileggere qualche curiosità, giusto per potervele raccontare in live, ma in complessivo diciamo che me lo ricordo abbastanza bene il 6. Allora, a questo punto crepiamo, così ricarichiamo il salvataggio e vi faccio vedere la scena extra dei, diciamo, del bagno. Vi faccio vedere la scena del bagno e poi così posso staccare.
Comunque il 6 lo rifaremo, ripeto, probabilmente lo farò in perfect perché me lo ricordo abbastanza bene. Purtroppo gli altri non li ricordo benissimo, quindi non li ricordo benissimo gli altri. Però il 6 me lo ricordo abbastanza bene. E lo faremo in perfect. Ora, nel 2022, l'anno prossimo, tecnicamente dovrebbe uscire tutta la collection della Pixel Remaster e io già ho preso accordi che me la spediranno. Cioè, mi manderanno le chiavi per la Pixel Remaster, quindi nel momento in cui mi daranno la Pixel Remaster, farò praticamente tutti i Final Fantasy live. E inoltre, questa è una cosa che vi dico. È una cosa che vi dico in anteprima, anche se non è sicura. Probabilmente farò un giveaway della copia della Pixel Remaster Collection. Non appena, ovviamente, finiremo. Non appena finiremo tutti i giochi della Pixel. Avrò una chiave extra, forse. Almeno da quello che mi hanno detto, avrò una chiave extra. E la chiave extra che mi daranno la darò in giveaway. Quindi preparate gli abbonamenti perché parteciperanno ovviamente gli abbonati e avranno più possibilità di vincere gli abbonati, perché farò un sistema di lotteria premiando ovviamente le sub. Però ne parleremo meglio, organizzeremo meglio il tutto, quindi non è un problema. Faremo tutto con calma, faremo tutto nel miglior modo possibile. E giustamente i VIP, i sub e tutti quanti avranno dei vantaggi all'interno della, diciamo, all'interno dell'estrazione che poi sarà finale. Ok, a questo punto carichiamo. Ora, quale salvataggio dovevo caricare? Questo. Perché in questo avevamo già fatto la scena, quindi questo. Solo che qua non mi ricordo dove dovevamo andare. Vediamo se già ci possiamo andare, così ve la faccio vedere subito. Ok, sì, ci possiamo andare subito. Così evitiamo altra roba. È una tessera di socio, prego, entra pure. Ok, vado. Perfetto. Ok, a questo punto scegliamo l'alveare di gruppo. Cioè già il nome non fa presagire niente di particolare. Ok, scegliamo questo. Ok. Signore, da questa parte. Allora, cominciamo? Signore, ha scelto questa stanza perché si sente solo? Ci sono abituato. Sono abituato a stare da solo. D'accordo. Maledetto lunatico. Venga allora, la stanno aspettando tutti. Tutti? Eccoli qui. Avanti, tutti insieme. Un, due. 1, 2, 1, 2. Forza! Eccoli. Ehi là. Sorridi. No. Oddio. Cosa dovrei fare? Meglio svignarsela. Non ho tempo da perdere con voi stramboidi. Fuori dai piedi. No. Non essere timido. Rilassati, giovanotto. Non vorresti ripulirti da tutto quel sudore giovanile, da quello sporco insieme a noi? Su, dai! Ecco. Olè! Preso di forza! Oh, ragazzo mio, sei un tipo introverso, eh?
come sei affascinante. Cioè, lo stanno letteralmente spogliando, comunque. Cioè, giusto per dirvelo. L'hanno letteralmente spogliato. Ecco, e l'hanno immerso nell'acqua. Tutti insieme, tra l'altro. Che non so come facciano a starci tutti quanti in quella vasca così piccola. Farsi il bagno è il massimo. Riesce sempre a rilassarmi. Allora, che ne pensi, giovanotto? Va meglio, non è vero? No, è orribile. Si sta fin troppo stretti qui dentro. Tieni duro, conta fino a 10. 10. 9. Quanti anni hai, giovanotto? 8. 21. Meno della metà dei miei anni. Beato te. Allora, giovanotto, vorresti unirti al circolo della giovinezza di Mucchi Mucchi? Di Mucchi? Non sono interessato. 7. 6. Non sono interessato. Oh, che peccato. Abbiamo anche il nostro ristoro in una bellissima località assolata. 5. 4. 3. 2. 1. Ok, io esco. Perché non rimani qui a divertirti un altro po'? Mi sento così solo. Ecco, esce perché giustamente è nudo, quindi non si fa vedere. Ecco, sono usciti tutti, si è rivestito. Giovanotto, le vedi queste? Ci sono davvero affezionato, ma le darò a te come ricordo di questa giornata. Ecco, hai ottenuto la rarità mutandine. Come vi ho detto prima, in realtà non è mutandine. Questo è stato tradotto male, perché l'oggetto in questione non sono le mutandine. L'oggetto in questione dovrebbe essere il sotto del bikini. Porca miseria, mi si è incastrato il filo della cuffia. Torno ogni volta a ste cuffie. Ah. Allora, tecnicamente, l'oggetto che io avrei dovuto prendere qua non sono le mutandine, perché le mutandine, in realtà, come vi ho spiegato prima, si prendevano all'interno della casa di Don Corneo. Infatti, nella build ufficiale, almeno nella vecchia build del gioco, c'era la possibilità di visitare una stanza segreta della casa di Don Corneo, dove si trovavano appunto delle mutandine da donna, in pizzo, tra l'altro. E questo oggetto inizialmente aveva un valore di punteggio di più 5, quindi si poteva ottenere un punteggio ancora più grande. Mentre invece quello che ci danno i maschioni qui in questa scena, in realtà nella build originale del gioco era lo slip del costume da bagno, quindi lo slip del bikini. Esatto, lo slip del bikini. Lo slip del bikini inizialmente aveva 5 punti. Cioè, nella release, nella vecchia build del gioco, lo slip del costume aveva 5 punti, mentre invece poi nella release ufficiale ne vale 0. Quindi adesso che noi abbiamo ottenuto questi slip, in teoria è come se avessimo ottenuto 0 punti. Perché? Perché ovviamente degli slip del bikini, dal costume, non sono sexy quando un paio di mutandine o come una bella lingerie che si può mettere di sotto e fare il classico effetto vedo non vedo. Quindi hanno praticamente rivoluzionato, o comunque hanno modificato questo valore dell'oggetto rendendolo pari a 0. Mentre invece nella stanza che abbiamo appunto scelto noi precedentemente abbiamo ottenuto la lingerie che ci dà un punto in più per quanto riguarda diciamo in generale il punteggio totale del fascino da poter sfoggiare nei confronti di Don Corneo. Ok? Questa era diciamo l'unica curiosità che vi posso dire effettivamente di questo gioco, cioè di questa scena più che altro. Oddio, che razza di mutande? Devo per forza indossarle? Temo di non poterne fare a meno. Dopotutto devo salvare Tifa. Esatto. E quindi di conseguenza noi avremmo indossato gli slip del bikini, però gli slip del bikini non sono sexy come una lingerie. E quindi giustamente poi il valore del prezzo, o comunque in generale il valore del punteggio, è stato bilanciato. Va bene, signori. In realtà questo per oggi ci permette di concludere la nostra avventura su Final Fantasy VII, quella che definisco io la Perfect Experience. Ci tengo a ricordarvi che ogni martedì, a meno che non ci saranno eventi di Opera Omnia in particolare, saremo in live su Final Fantasy VII, quindi se volete seguire la saga di Final Fantasy VII fatta in questo modo e narrata da me
in questo modo, mi trovate tutti i martedì in live a partire dalle ore 21. Spero inoltre che vi piaccia anche il fatto che parli un po' di più, ovvero il fatto che io vi spieghi tutti questi retroscena, vi spieghi in generale anche queste piccole chicche che non so se effettivamente voi già conoscevate o che state scoprendo grazie a me. Se le state scoprendo grazie a me mi fa molto piacere, perché vuol dire che effettivamente qualcosa riesco a darvela, quindi un qualcosa riesco a comunicare nei vostri confronti. Nel frattempo grazie Ava che mi fa bere, solo che non ho l'acqua qui con me, quindi mi dispiace ma ti scammo la bevuta. Mi dispiace Ava, sappi che ti voglio bene. E quindi mi fa anche piacere, condividere effettivamente con voi tutte le curiosità che ovviamente conosco del gioco. Per quanto riguarda il resto, ovviamente poi si vedrà e avremo modo anche di poterle commentare in live sempre insieme. Detto ciò, ragazzi, io vi auguro la buonanotte. Tra l'altro c'era anche un ride, ho visto, c'era un guida e ride, esatto, però voglio sapere dove devo guidarlo.